Abbiamo seguito le orme dei nostri antenati. Abbiamo trovato il loro tempio. Sarà stato il vero Dio a orchestrare questi eventi. John. In tutti i tuoi viaggi, non hai mai visto una stella supernova? No. No? Io invece sì. Ho visto una stella esplodere e disseminare i primi frammenti dell'universo. Altre stelle, altri pianeti e in seguito forme di vita. Una supernova. L'essenza della creazione. Io c'ero, volevo vedere e vivere quel momento. E sai come ho percepito uno degli avvenimenti più belli dell'universo? Attraverso queste ridicole e gelatinose orbite che ho nel cranio, con occhi ideati per percepire solo una minuscola frazione dello spettro elettromagnetico, con orecchi strutturati per ascoltare le vibrazioni dell'aria. Noi cinque ti abbiamo ideato con le caratteristiche umane più verosimili. Io non voglio essere umano. Voglio vedere i raggi gamma. Voglio udire i raggi X e voglio sentire l'odore della materia oscura. Capisci l'assurdità di quello che sono? Non so esprimere dei concetti in modo adeguato perché devo concepire idee complesse usando una stupida lingua parlata piena di limiti. Voglio poter toccare con qualcosa che non siano queste mani da scimmia e sentire il vento solare di una supernova accarezzarmi il volto. Sono una macchina. Io potrei conoscere molto di più, potrei sperimentare molto di più, ma sono intrappolato in questo corpo umano. E perché? Perché i miei cinque creatori hanno pensato che Dio mi volesse fatto così.